E adesso la nostra pagina social, il collegamento con Luca Pompei che ci parla dei furbetti del PNRR. Luca, buon pomeriggio. Non abbiamo l'audio, Luca, vediamo un Eccoci attimo. qua, Eccoci. buon pomeriggio a te e a tutti gli amici che ci ascoltano da casa. Dicevo, è stato spesso ribadito negli incontri pubblici il ruolo fondamentale chiesto alla Guardia di Finanza in quella che è definita la rete dei referenti antifrode del PNRR. E i primi risultati cominciano a vedersi con l'operazione resa nota stamane dalla Guardia di Finanza di Pescara, che ha scoperto nell'ambito dei controlli sul corretto impiego delle risorse del PNRR l'utilizzo di crediti d'imposta non spettanti per quasi 300.000 euro finanziati proprio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ebbene, Carmine, il 50% delle imprese controllate che hanno attinto a risorse per beni strumentali tecnologicamente avanzati nel progetto Industria 4.0 e per la formazione del personale nel progetto Formazione 4.0 avrebbero fatto investimenti non inerenti all'utilizzo dei crediti d'imposta e sono state dunque segnalate per questa ragione all'Agenzia delle Entrate. Nella sua funzione, bene ricordare, nella sua funzione di polizia della spesa pubblica, la Guardia di Finanza prosegue con costanza la sua attività di monitoraggio e controllo anche di natura preventiva finalizzata a garantire l'efficienza complessiva del sistema. E vedremo anche altre operazioni da questo punto di vista, immaginiamo noi. A te, Carmine.